sulla pandemia, si chiude una settimana con luci e ombre, contagi ancora alti ma in calo, restano preoccupanti i numeri dei ricoveri e la pressione sugli ospedali. Poche decine in meno in Romagna, che invece di recente ha visto aumentare i casi. Restano molti anche i pazienti ricoverati, più di 400 in tutta la regione, quelli in terapia intensiva. È la prima volta da inizio pandemia. Migliorano invece i numeri in area medica, con 27 pazienti in meno. Infine, la campagna di vaccinazione. Si lavora per recuperare il terreno perduto durante la sospensione precauzionale di AstraZeneca, se necessario anche rifornendosi di dosi da altri territori. Per i richiami, l'AUSL Romagna chiederà fiale di Moderna a Bologna. Nel capoluogo si accelera sull'immunizzazione delle persone vulnerabili. Già vaccinato chi è in dialisi dal 24 marzo, sarà la volta di chi è in cura nei centri specialistici, mentre dal 5 aprile verranno fissati gli altri appuntamenti. E con Samuele Amadori siamo stati all'ospedale di Forlì, dove i dati migliorano dopo giorni difficili. Il peggio sembra essere passato. Dopo una settimana di grande preoccupazione, a Forlì la curva dei contagi sembra aver superato il picco. I dati sembrano dirci che il picco si è verificato tra il 17 e il 18 marzo e quindi, con cauto ottimismo, ci aspettiamo che il numero dei contagi e il riflesso sugli ospedali cali. Reparti Covid e terapie intensive non avrebbero retto di questo passo, neanche facendo forza sulla rete che l'AUSL Unica Romagna mette a disposizione. Ma come si spiega il fatto che un territorio finora poco colpito dall'epidemia abbia avuto un boom di contagi così repentino? Non che i forlivesi siano stati cattivi, però mettiamo un attimo di riduzione dell'attenzione, variante inglese che è molto più contagiosa, viene fuori quello che è venuto fuori. Circa 300 contagi, ma nessun morto e numero di pazienti intensivi stabile. Anche le attività ordinarie sono quasi del tutto ripristinate, grazie anche all'apporto del privato accreditato. La fascia più ricoverata ora è quella dei 55-60 anni. Il bicchiere mezzo pieno significa che i vaccini e i più anziani stanno funzionando. 52-15 minuti, Covid positivo, dispnea di saturazione e febbre. La situazione all'interno della zona sporca del pronto soccorso è comunque ancora di grande pressione. Gli arrivi di malati Covid in ambulanza si susseguono. Medici e infermieri non hanno un attimo di respiro. Torniamo alle 19:35, buona domenica.